Signore e signori, buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Lessi e oggi andiamo ad affrontare un argomento particolarmente difficile. Farei subito una piccola premessa, visto che so che tanti leggono il titolo del video appunto e vanno direttamente a commentare senza ascoltare quello che ho da dire. Per cui a queste persone che già sono lì, che sono pronte a iniziare a commentare, ricordo che questo è un canale moderato, il che significa non che in genere la gente è moderata nell'esprimersi, ma che quelli che non sono moderati li modero io. Qui vige la censura decisa dalla sottoscritta, che se trova un messaggio particolarmente offensivo verso se stessa o verso chiunque altro, quel messaggio magicamente sparisce. Ecco, diciamo, il sunto della cosa è questo. L'argomento di oggi mi è venuto in mente perché stavo sfogliando le mie analytics. Io ho questo programmino qua che mi fa vedere quali sono i termini che cercate maggiormente, con la percentuale per ogni termine ricercato. Allora, uno dei cercati appunto ultimamente nell'ultima settimana è stata questa cosa del passaporto austriaco al Südtirol, che è anche collegato effettivamente con i temi del mio canale, perché parliamo di Trentino, parliamo anche di Alto Adige, abbiamo fatto qualche discussione, abbiamo fatto qualche video sulla storia del Trentino e quindi sulla prima guerra mondiale e le conseguenze della cosa, per cui effettivamente è normale che vi salti fuori il mio canale usando questo termine di ricerca. Visto che appunto è uno dei temi del mio canale, ho pensato: ma perché non andare a parlarne? E proprio mentre lo pensavo qualcuno mi ha scritto sotto: ma perché non parli di questo argomento? Per cui diciamo è proprio un video voluto, richiesto e ricercato. Chiaramente chi mi segue mi conosce, sa che sono una persona molto moderata, non solo sui commenti degli altri ma anche nell'espressione in generale, per cui se state cercando un video di scandalistico con persone arrabbiate che vi denunciano tutte le ingiustizie commesse da queste persone, avete sbagliato canale, potete chiudere direttamente il video, mettetemi non mi piace, andate pure via, perché il resto sicuramente non vi interessa. Quello che volevo andare a fare era, beh, prima di tutto vedere qual è la notizia, seconda cosa vedere come è stata percepita sia in Italia che all'estero, che poi è quello che andiamo a fare di solito. Avevamo già fatto un video per parlare della questione delle minoranze linguistiche nel Trentino Alto Adige, in cui erano uscite alla fine le stesse questioni, cioè che alla fine la cosa che mi è dispiaciuta è che proprio quel video è diventato un video di lotta politica nella sezione commenti, in cui c'è chi mi accusa di non conoscere la storia, e effettivamente possono essere fatte alcune correzioni e soprattutto la storia non è univoca, nel senso che ci sono tantissime versioni di una stessa vicenda. Io ne ho riportata una, chiaramente non tutti la condividono, però io trovo che questo non giustifichi l'andare a insultare gli altri e andare a insultare le visioni degli altri se ce l'hanno diversa da quella che conoscete voi, perché come la vostra può essere corretta la mia, può essere corretta quella di qualcun altro. La crescita nasce dall'ascolto dell'altro, dall'ascolto della versione diversa, e diversa non è necessariamente sbagliata, per cui io veramente vi invito ad ascoltare quello che ho detto in quel video, ad ascoltare quello che viene scritto anche nei commenti sotto quel video e ascoltare anche quello che viene detto qui dalle varie fazioni, e senza però appunto andare ad offendere, perché quando si va sul personale, quando si va ad offendere una persona, non si guadagna assolutamente niente, perché prima di tutto se volete andare ad aiutarlo perché lo considerate un ignorante, vi informo di questa cosa che probabilmente vi è sfuggita: non verrete ascoltati se andate ad insultare, andate a offendere personalmente qualcuno, per cui è veramente deleterio, è veramente inutile fare una cosa del genere. Questione partita dai soliti partiti dell'Alto Adige estremisti, tra cui quello di Eva Klotz, tra cui SVP e chi per loro, che mi sembrava ci fosse anche il Movimento 5 Stelle tra quelli che sono andati a richiedere appunto all'Austria questa questione del passaporto, perché ce l'hanno proprio qui, no? Cioè sono anni che sono proprio lì, che stanno cercando di ritornare all'Austria, non l'hanno proprio digerita questa cosa. Come si diceva, sono dei partiti che raccolgono i voti di persone dalla mentalità estremista. La cosa che mi dispiace un po' è che dopo questi qua sono quelli che gridano di più, che si fanno sentire di più, e per cui passa il messaggio che siano così tutti tedeschi. Mi ha fatto estremamente piacere leggere il commento di una persona che è andata a passare qualche giorno in Austria sotto Natale e mi dice: guardate che contrariamente a quello che sembrerebbe, i tedeschi non ce l'hanno con gli italiani, che è quello che cerco di far passare anch'io, cioè io da italiana non mi sono mai sentita odiata dai tedeschi. Capisco però che alcuni italiani si possano sentire offesi in
in quanto italiani nell'interagire con i tedeschi, se partono con la mentalità il tedesco ce l'ha con me perché sono italiano, perché senza rendersene conto può mettere in atto una serie di comportamenti negativi nei confronti dell'altra persona che l'altra persona recepisce, non capisce, è abituata a ricevere, perché come si è visto sotto il mio video, si vede praticamente ovunque, c'è questo scontro che non è ancora stato risolto. Non è ancora stato risolto secondo me per una questione retorica, cioè che la retorica predominante che vediamo sul web, che vediamo in televisione, porta appunto a creare queste diverse fazioni, quindi l'italiano contro il tedesco, l'italiano contro l'altoatesino che si sente attaccato e quindi sente il bisogno di difendersi, e l'italiano che percepisce questo tedesco come snob, come privilegiato, come incapace di vedere quello che ha, che forse in parte è anche vero, perché di solito la verità sta un po' nel mezzo, e quindi lo vede in maniera estremamente negativa e parte in maniera molto aggressiva anche nell'interazione, quello che poi ci porta avanti in questo ciclo infinito di odio reciproco che secondo me non ha ragione di essere. Infatti, come scrivevo sotto il commento che mi chiedeva di parlare, di affrontare questo argomento, ero un po' titubante, appunto perché so che si scateneranno una serie di polemiche e che si sono già scatenate, perché è bastata una proposta dell'Aus che secondo me non andava neanche presa in considerazione, perché è un partito estremista, perché è ovvio che cerchino di fare una cosa del genere, che proponga una cosa del genere per conquistare i propri elettori. Si sta parlando appunto di due partiti, quello di Coats e di Stock, che sono estremamente nazionalisti e quindi giocano su questo per conquistare i loro voti, quindi giocano sul riportiamo l'Austria grande come era una volta, e quindi cosa fanno? Accolgono quelle richieste di quei trentini, di quegli altoatesini, anzi meglio sudtirolesi, molto scontenti, molto arrabbiati e cresciuti in questa retorica, che appunto si incontrano e si trovano piacevolmente d'accordo con questo genere di proposte. Questo non significa che sia una proposta corretta, questo non significa che sia una proposta accettabile. Infatti, come vediamo, c'è stata una grande indignazione da parte un po' di tutti, sia dall'Austria, sia dall'Italia, sia dall'Europa in generale, contro queste discussioni. E per cui trovo che anche la reazione italiana, la reazione sui social, le reazioni che vediamo appunto qua in giro, siano dettate molto questo, da quello che è stato costruito e da come è passato il messaggio. Se andiamo a vedere i media italiani, titolano tutti state lontani dall'Italia, loro sono italiani, e forse sui media italiani si sente molto questa è nostro, non azzardatevi a toccarlo, con una sorta di rivalsa che però non corrisponde ad un'effettiva comprensione delle difficoltà o comunque del sentire locale, e che quindi porta un po' allo scontro, perché si ha questo sentimento dell'Italia che è un po' di predominanza e che quindi può portare effettivamente i locali a cercare di distanziarsi un po' da questo genere di affermazioni. Quindi in Italia è stata presa assolutamente in modo negativo, come è giusto che sia, e con un rifiuto totale. Una cosa che mi è piaciuta molto è stato che ad esempio sui giornali veniva ventilata a questo punto la possibilità di dare il passaporto austriaco agli atleti altoatesini, in modo che gareggiassero per la nazionale austriaca o a scelta, quindi o per la nazionale austriaca o per la nazionale italiana. Mi è piaciuto molto leggere un articolo con la risposta da parte del mondo dello sport, quindi abbiamo Carolina Kostner, poi avevano intervistato anche la Cagnotto, anche se puntualizzavano che non avrebbe comunque diritto a ricevere il passaporto in quanto di madrelingua italiana. Quindi mi piaceva molto questo articolo che titolava "Gli azzurri altoatesini e il doppio passaporto, Austria? No grazie. Gli atleti altoatesini, noi siamo italiani, no alla doppia cittadinanza proposta da Vienna, la Virer. Viva l'Italia, non ci sentiamo stranieri, la Kostner, Austria bellissima, ma io sono onorata di essere italiana". E mi piace proprio questa affermazione, cioè l'Austria è bella, mi piace l'Austria, però il mio sentire è altrove, e che è quello che viene detto da tanti altoatesini, anche se non da tutti. E ripeto, io insisto ancora, è un peccato vedere che venga fatta di tutta l'erba un fascio, cioè che venga detto che tutti gli altoatesini sono così perché ce n'è uno che trova particolarmente antipatica l'Italia, e quindi tutti diventano persone che odiano l'Italia. Addirittura tra le voci che sono state ricercate c'era anche altoatesini e trentini razzisti, che veramente
per cui non credo che sia giusto appunto andare a giudicare tutti in base ai commenti di una persona che magari è famosa per cui finisce sui social. Mi è piaciuto moltissimo leggere un commento di Reinhold Messner appunto su questo articolo. Essendo di madrelingua tedesca, si vede spesso su programmi tedeschi, quindi austriaci piuttosto che tedeschi della Germania. Noi sappiamo che in Italia si usa il termine tedesco per definire chiunque parli tedesco, poi in realtà ci sarebbero delle differenze e i tedeschi stessi si offendono un po' se non andiamo a precisare bene tedesco di dove. Comunque fatto sta che presso i paesi di madrelingua tedesca è più famoso rispetto che da noi e viene considerato un simbolo dell'integrazione, e in questo caso diceva: sono fiero di essere altoatesino con passaporto italiano, il resto è solo propaganda politica, e sono perfettamente d'accordo. Tra l'altro è quello che veniva fatto presente anche su una serie di commenti. Sono andata a cercarmi la stessa notizia data sui giornali tedeschi e ho trovato il Zeit Online, e anche lì sono andata a sfogliarmi i commenti per sapere cosa pensavano le persone di lingua tedesca di questa proposta, e anche loro erano molto perplessi, la considerano anacronistica e la considerano una proposta dell'estrema destra. Qualcuno però commentava: ma come, da quando in qua l'estrema destra è aperta a dare magari un doppio passaporto a qualcuno e la sinistra lo rifiuta? E quindi giocavano molto su questa cosa e si prendevano un po' in giro, e mi piace molto chi prende in giro su questa questione, perché credo che sia proprio una di quelle cose da riderci sopra, perché ha scatenato un tale vespaio che ha assunto livelli tali da diventare ridicolo. Cioè la questione c'è, è giusto affrontarla, è giusto considerarla, ma non in questi termini e non a questi livelli. Per cui appunto vi vado a leggere qualche commento divertente. C'era stato qualcuno, su questi qua sono i commenti italiani: ammetto che mi fa arrabbiare, continuo a non capire questa rinascita dei nazionalismi, quando quello che auspico è il venire meno dei confini nazionali. Poi, al di là della vicinanza culturale dell'Alto Adige all'Austria o all'Italia, che un governo di un altro paese venga a riaprire ferite che durano da 100 anni è ancora peggio. Sottoscrivo anche questo commento. Un altro molto più divertente è stato che si discuteva appunto della questione di come acquisire questo passaporto. La legge prevede che tu sia nato in Alto Adige e che tu sappia pronunciare Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung, cioè la dichiarazione di appartenenza del gruppo linguistico nel censimento del 2011, e quindi chi si è dichiarato di madrelingua tedesca o ladina avrebbe diritto a questo passaporto e tutti gli altri no. E la risposta a questo commento è stato: ma i tirolesi direbbero che su tirolesi la pronunciano con un insopportabile accento meridionale, che secondo me rende molto l'idea del livello della discussione e di come sia completamente sfuggita a ogni buon senso. Per cui è ben venga a riderci sopra e ben venga questo genere di commento che ci riporta un po' con i piedi per terra. E in Austria invece altri commenti altrettanto divertenti. Aspetta, dov'è che era? Auf jeden Fall split sich ganz viel Platz in Österreich für neue Mitbürger, riferito al fatto che volevano chiudere appunto il confine al Brennero, e con la scusa che appunto in Austria non c'è più posto per nessuno, e quindi questo commento ci dice: accidenti, adesso il posto c'è, quando fa comodo il posto c'è. Stanno tutti lì a commentare su questa cosa del fatto che ma no, tranquilli, poi non avete la leva obbligatoria, perché in Austria c'è la leva obbligatoria, per cui chi acquisisce i sudtirolesi che acquisiscono il passaporto non devono fare la leva, per cui non preoccupatevi di questa cosa. Però sottolineano gli austriaci: però così acquisirebbero il diritto di voto. Chissà come mai viene fatta questa proposta. E su un altro sito ho trovato un'intervista sempre in tedesco a Kompatscher, che era stato anche molto criticato in passato perché veniva considerato estremista, quindi tendeva a far prevalere gli interessi delle persone di madrelingua tedesca in Alto Adige. Viene intervistato e secondo me ha una versione estremamente moderata quando va a riferire, quindi gli viene chiesto: ma cosa vogliono i sudtirolesi? Gli vengono fatte una serie di domande che secondo me per voi che seguite il mio corso di tedesco e quindi conoscete il tedesco o che cercate comunque di perfezionarlo potrebbe essere una lettura interessante. E se riesco a recuperare il link, perché mi sono salvata l'immagine, non mi sono salvata il link perché sapete che sono una donna un po' persa, per cui se lo ritrovo lo linko sotto, perché esprimeva appunto una versione dall'interno, una versione da
persona che capisce le problematiche del luogo, che capisce, che riporta poi il sentire della gente con la quale si trova a lavorare, quindi sia quelle con una mentalità più estrema, scusate, sia quelle con una mentalità un po' più moderata. Der Brenner ist für uns aber ein Symbol. Zuerst eine ungerechte Trennung, jetzt eine europäische Einigung und daraus folgende Möglichkeiten, nationalistischen Denken und dessen Folgen zu überwinden. Deshalb haben wir darauf auch sehr sensibel reagiert. Quindi alla fine è molto pro Europa piuttosto che queste divisioni e rubarsi a vicenda tra gli stati, perché significa tornare indietro sulla stessa linea, appunto, dei like, sottolinea. E questo qua mi ha fatto un po' sorridere in realtà, perché si sta iniziando a creare, comincia a funzionare questa realtà dell'Euregio, quindi all'interno della legge europea. Magari andiamo a parlarne in un video specifico, spero che non verrò linciata come al solito da commenti di gente estremamente contraria, estremamente violenta, e che quindi alla fine il Tirolo storico è in realtà al giorno d'oggi riunito sotto questa forma dell'Euregio, che è una cooperazione sostanzialmente internazionale tra le regioni del Tirolo storico. Quindi Dellai diceva appunto questa cosa, cioè che se vogliamo creare una cittadinanza internazionale andrebbe fatta all'interno di questa realtà che si stiamo andando a creare grazie alle leggi europee, quindi portare un qualcosa verso l'Europa e quindi vedere questa Europa in grado di eliminare i confini nazionali e creare qualcosa di grande, di unito, indipendentemente dalle realtà linguistiche, indipendentemente dalle realtà etniche, quindi appunto un'Europa multiculturale e un'Europa che funziona, che ha delle leggi che consentono di superare questi nazionalismi, che secondo me è un discorso molto interessante e secondo me andrebbe anche allargato, quindi non limitarsi a questa nostra zona che stiamo riuscendo a creare e che ci porta appunto cose positive, perché abbiamo diversi scambi culturali e lo sto seguendo la questione un po' in questi ultimi tempi e mi sembra che dia appunto delle belle possibilità e può essere fatta non solo da noi, ma appunto prendere esempio da questo per esportarla anche altrove, quindi puntare all'Europa. Infatti sotto alcuni commenti c'era qualcuno che diceva: io vorrei eliminare tutte queste cittadinanze italiane, cittadinanza austriaca, quello che è, e mettere solo cittadinanza europea. Un altro commento molto interessante, sempre sui siti tedeschi: Ich denke da eher als negatives Beispiel an Herr Erdogan, doppelte Staatsbürgerschaft Türkei und die Instrumentalisierung der Deutsch-Türken. Quindi riportava questa questione sostanzialmente a quello che è successo in Germania con la doppia cittadinanza per i tedeschi, i turco-tedeschi, i tedeschi della Turchia che possono avere la cittadinanza turca, e che quindi porta alla fine a allontanarsi dalla nazione in cui si vive e quindi sentirsi degli stranieri in casa propria. Mi era proprio piaciuto per questa la reazione degli atleti italiani, è un bel messaggio che viene dal mondo dello sport, che come sempre unisce lì dove la politica cerca di separare o separa involontariamente nel tentativo di accaparrare voti, perché appunto sono d'accordo anche con gli austriaci che dicevano questa è una mossa per accattare, per recuperare voti. Detto questo, io andrei a concludere, sarei curiosa di sapere voi cosa ne pensate di questa questione. Sono sicura che ci sarà il classico ottoesino che dice finalmente, però come diceva anche Kompfacher, ci sono effettivamente alcuni altoatesini che la pensano così, la maggioranza però vorrebbe o un Tirolo indipendente o comunque punta all'Europa con questa Europa Region e con questo Euregio. Detto questo, se il video non vi è piaciuto mettetemi pure un pollice in giù, se il video vi è piaciuto pollice in su, in entrambi i casi fatemi sapere perché. Questi sono argomenti che torneremo ad affrontare, quindi torneremo a parlare di Trentino, torneremo a parlare di Alto Adige, vi porterò anche in giro a vedere un po' qualcosa, anche perché questa qua è una bella stagione, sono andata a fare qualche sciata, magari vi metto, però non ho fatto video, farò qualche video sulle sciate, così vi faccio vedere un po' di neve e ci rassereniamo un po' tutti con qualcosa di più leggero. Poi torneremo chiaramente anche a affrontare temi un po' più spinosi, perché se no non è bello essere sempre felici, non è bello essere sempre tutti d'accordo, sapete che mi piace anche un po' punzecchiare, per cui tornerò a punzecchiarvi su questo come su altri argomenti di attualità. Torneremo anche a parlare di Germania, torneremo e andremo avanti con il nostro corso di tedesco, parleremo ancora di fantascienza, sapete che tendo a spaziare molto
E detto questo, appunto, se sono argomenti che vi interessano potete andarvi ad iscrivervi, altrimenti potete tornare direttamente il mese prossimo, perché una volta al mese affronto sempre più o meno gli stessi argomenti. Detto questo, io concludo, perché altrimenti vedo che ho già registrato parecchio, poi cercherò di tagliare in modo da non fare un video di 4 ore, ma ho parlato già abbastanza. Noi ci sentiamo tra qualche giorno con un nuovo video, e intanto auguro a tutti una buona giornata.